Dante per Manager è il libro che andiamo ad esplorare oggi, grazie all'aiuto del suo autore, che ci farà da Virgilio, Enrico Cerni, editore Il Sole 24 Ore. Voglio subito dire una cosa, rispetto a questa intervista con Enrico che andremo a fare, perché mi piace molto tutto il lavoro che sta dietro a questo libro. Cioè la contaminazione dei saperi, delle discipline e soprattutto l'aver portato da parte di Enrico una passione, quella per la letteratura classica, per interpretare la contemporaneità. Infatti c'è una bellissima frase che mi ha detto quando abbiamo fatto questa scheda libro-autore insieme, che è: mi sembra secondario cosa Dante ci abbia detto nella Divina Commedia, invece è centrale quello che ci racconta di me e di te oggi. La letteratura, i classici, il passato in generale e le nostre esperienze ci servono assolutamente per interpretare chi siamo noi oggi e qual è la realtà, soprattutto una realtà in cui non sembrano esserci punti di riferimento. Dante per Manager è una riedizione, riscritta e completata nell'estate del 2021 in occasione del 700° anniversario appunto di Dante Alighieri. È stato bellissimo anche chiedere a Enrico qual è stato il passaggio più difficile da scrivere. E qui abbiamo scelto di mettere l'immagine di un Dante tra, insomma, la sua città, un Dante intento anche a scrivere i gironi dell'inferno, perché la scrittura è un mettersi a nudo, cioè entrare in questa selva oscura dove non si sa bene cosa scrivere, si attende un'ispirazione e soprattutto si attende che cosa? Di conoscere bene il territorio della letteratura e il territorio della realtà che si vuole spiegare attraverso la letteratura. Due buoni motivi per leggerlo. Innanzitutto per conoscere meglio se stessi e il mondo che ci circonda, e poi perché è uno stimolo per ritornare alla commedia e insomma ritornare anche un po' alle origini della nostra cultura. Partiamo invece, scusate, parliamo dell'autore. Nome Enrico, cognome Cerni, età 53 anni. Come lo vedono gli altri? È veneziano di origine, ma si sente anche molto europeo. Ha pubblicato libri dedicati all'infanzia, all'adolescenza e ovviamente a un pubblico adulto. È autore di vari saggi e di questo romanzo. Ma come si vede lui? Tutti aggettivi con la E: eclettico, entusiasta, estroverso e empatico. E questa immagine è l'immagine che mi ha consegnato perché in questo momento è quello che la rappresenta di più. La sua ossessione sono le parole, quelle scritte, quelle dette, ma soprattutto quelle non dette. Il suo motto è: segui tua stella. Aspetta che non me la ricordo, la guardo. Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto. Io direi, Stefano, che puoi andare in chiacchierata con Enrico. Buongiorno Enrico e benvenuto. Eccoci, buongiorno, bentrovati a tutte e a tutti. Eccoci qua a raccontare, a parlare di questo Dante per Manager. Allora, io la prima domanda veramente che mi sorge spontanea, ascoltando anche la scheda libro di Martina, in cui ha menzionato un po' questo duplice percorso, una prima edizione di questo libro circa 10 anni fa e una seconda edizione. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è: la Divina Commedia Dante è rimasta sempre quella, cioè per cui mi viene da dire cos'è che è cambiato, al di là, come dire, una naturale probabilmente crescita tua, confronto, ulteriori letture, quelle vediamo quasi fisiologiche in questo mondo di continuo cambiamento. Ma Dante è rimasto uguale, è cambiato probabilmente qualcosa, è cambiato il mercato. Allora, magari una riscrittura. Mi piacerebbe un po' fare questo ponte, no? Tra 10 anni, di 10 anni, come
cos'è cambiato e come questo cambiamento trova poi comunque un ancoraggio, una logica e un significato all'interno dell'opera di Dante. Ma guarda Stefano, veramente in 10 anni sono cambiate tantissime cose. Nella rilettura che ho fatto la scorsa estate mi sono reso conto di quanto le aziende, il modo di stare nelle aziende, i mercati siano evoluti. Pensiamo a termini come agile, agile, no? Cioè meccanismi che hanno veramente rivoluzionato il modo non solo di produrre software, ma di produrre soluzioni per i clienti. Pensiamo al design thinking, una metodologia che ci ha consentito di divergere e convergere costantemente, mettendo insieme delle realtà diversissime e non necessariamente gli esperti sono le persone che poi trovano le soluzioni, ma invece costantemente l'ascolto della clientela. Pensiamo a termini come volatile, come incerto, come complesso, come ambiguo, che sono diventati parte fondante del management, cosa che fino a 10 anni fa non era semplicemente accennato, no? Cioè in passato si ragionava in termini di controllo, comando e controllo, in termini di organizzazione, in termini di struttura, in termini di per l'appunto approcci deterministici. Oggi tutto questo non è più possibile, abbiamo l'opportunità di affrontare anche il management da un punto di vista della interrelazione, della complessità, del favorire delle istanze che siano emergenti e che emergano dal basso e che siano assolutamente impreviste, che generino sorpresa, meraviglia, e di fronte a questa sorpresa, a questa meraviglia, ci ritroviamo per l'appunto in qualche caso spiazzati. Ecco quindi che un testo classico ci aiuta a ritrovare spesso il senso, la concretezza, il senso del passaggio che c'è di generazione in generazione, e credo che Dante da questo punto di vista ci aiuti veramente tanto. Una passione la tua che si evince proprio anche dalle espressioni, dalle parole, cioè si vede che proprio sei come spinto da questa passione verso Dante. Allora, e se io faccio delle domande, poi allora, innanzitutto mi piacerebbe portare Dante nell'epoca moderna, fargli leggere il tuo libro e fargli trovare un po' tutte le parole che tu hai utilizzato e vedere le sue reazioni, perché si troverebbe probabilmente un pochettino spaesato in un linguaggio cambiato in maniera ovviamente importante. Ma al di là di questo aspetto, allora, nasce prima l'uovo o la gallina? Allora, faccio la domanda in questi termini. Allora, da un lato tu hai raccontato, e mi piacerebbe poi che appunto raccontassi quelle che sono oggi le soft skill, definiamole così, di Dante, rappresentate nel leader, nel manager di oggi. E nasce prima l'uovo o la gallina, per cui nasce oggi una tua interpretazione dei bisogni o comunque sia delle caratteristiche del manager e poi trova in Dante delle così conferme, dei punti d'ancoraggio, dei punti rafforzativi, o si parte dalla Divina Commedia per generare quello che sono i significati del manager? Mi interessano questi due aspetti, da un lato quelli che oggi sono le competenze, queste competenze trasversali, competenze soft, definiamole così, che sono le caratteristiche essenziali di un manager, e questo come dualismo, no? Dove nasce prima il significato, da una parte o dall'altra? Beh, allora ci sono costanti interrelazioni, no? E come diceva prima Martina, la lettura di un testo classico non serve per comprendere l'epoca in cui questo testo è stato scritto. Se pensiamo all'Odissea, no? Ci racconta di episodi avvenuti 800 anni prima di Cristo tra le isole della Grecia, Troia, Itaca, eccetera. Eppure ci racconta essenzialmente della nostalgia, della voglia di ritorno, della voglia di compiere delle avventure, della voglia di rompere gli schemi abituali e lasciarsi per l'appunto immagare di fronte a dei mostri, in qualche caso paurosi, in qualche caso seducenti. Ecco, questa lettura dei classici ci consente per l'appunto di comprenderci meglio, consente di andare più nella profondità dei sentimenti,
dati e consente per l'appunto di approfondire veramente bene quella che è l'essenza dell'umanità, a prescindere dall'epoca in cui questa umanità vive. E quindi di conseguenza per noi che viviamo in questi anni ci consente di comprendere un po' meglio quello che ci accade in aprile del 2022. Il management quindi cambia costantemente e i manager possono veramente rileggere qualunque testo classico andando a trovare ciò che stanno cercando. Io quello che sostengo, se Dante ritornasse, sarebbe senza dubbio spaesato per mille ragioni, non si riconoscerebbe in quello che ho scritto, ma comprenderebbe probabilmente che l'approccio è quello sano, cioè quello di non avere un atteggiamento squisitamente filologico rispetto alla rilettura del passato, ma un approccio che lasci aperte le possibilità della mente, del cuore, dell'anima di abbeverarsi, di modificarsi rispetto alle letture che facciamo. Ecco, quindi Dante non ha scritto quello che io ci ho ritrovato, perché ovviamente non poteva parlare a noi del XXI secolo, ma credo sia corretto il fatto che noi andiamo costantemente a trovare nei testi ciò che veramente stiamo cercando. Da un punto di vista è una conferma di ciò che stiamo cercando, dall'altro spesso inciampiamo casualmente in un dettaglio e abbiamo quello che è l'effetto wow, no? Quello che è veramente la sorpresa, la meraviglia. Sorpresa significa essere presi dall'alto, essere ghermiti come da un'aquila che ci porta in un altro mondo. Ecco, spesso nella commedia avviene questo. Noi inciampiamo in una terzina di versi di una bellezza straordinaria, sconfinata, illimitata, e in quei versi noi riusciamo a trovare il senso delle cose. D'altro canto, il senso, il significato spesso lo troviamo più dal contesto che dal contenuto. La costruzione del senso si fa per l'appunto nella costruzione del contesto. Dante, come persona e come autore, ha tantissimo da insegnare ai manager di oggi. Stefano, proviamo a considerare la sua capacità di esercitare leadership, no? Dante non solo si rappresenta nel viaggio della commedia, quindi è contemporaneamente autore ed attore, no? Ma è riuscito a come autore è riuscito a creare dei mondi che ancora oggi sono persistenti, è riuscito a creare delle visioni, è riuscito ad avere noi, 7 secoli dopo la sua morte, come suoi innamorati follower. E pensiamo, Stefano, a che potenza ci sia in questo, no? Cioè è veramente l'essenza della leadership. Il leader è colui che ha dei follower, e noi siamo costantemente, dopo secoli, suoi follower, esattamente come erano stati i suoi concittadini subito dopo la morte, che avevano invocato i priori di Firenze affinché potessero creare degli eventi che consentissero la lettura della commedia nelle piazze. E a chiedere questa lettura erano il maniscalco e il fabbro, erano il verduriere e il banchiere, che all'epoca iniziava a diffondersi come ruolo. Ebbene, i priori hanno dato una risposta affermativa, hanno consentito che nelle piazze si potesse leggere la commedia e addirittura hanno chiamato Giovanni Boccaccio come interprete per l'appunto a Firenze del suo successo. Questo significa che per l'appunto lui è riuscito a creare un'impresa, davvero imprenditore, che ha avuto un successo immediato e ha avuto un successo, diremmo oggi, long term, no? Nel lungo termine. E questo è un auspicio che ovviamente qualunque imprenditore può fare per sé, e quindi può pensare di cogliere qualche spunto per l'appunto dalla lettura della commedia. E tra le altre cose, così, uno spunto che mi viene è che credo che sia l'opera, dopo la Bibbia, diciamo, più diffusa, più importante
a livello mondiale, con una differenza sostanziale, mi verrebbe da dire, perché comunque la Bibbia c'è un'opera di costante diffusione, lettura, attraverso la Chiesa, attraverso tante persone che come dire, la rappresentano. La Divina Commedia invece è proprio popolare, cioè non ha un sistema organizzato che la mantiene nel tempo in termini di lettura, di significati, di interpretazione, e invece continua appunto ad avere la sua applicazione, la sua bellezza intatta nel tempo in maniera spontanea e naturale, con questo rinnovamento di seguaci che assumono nel tempo, ovviamente, come dire, etichette diverse, oggi appunto tu li hai chiamati follower, ma hanno costantemente le stesse caratteristiche, per cui voglia del bello e la voglia di leggerci, certo, interpretarci dei significati importanti. Certo, guarda Stefano, mi fai inciampare sulla parola popolare, che è una parola molto bella, ha delle origini antiche ed è connessa anche al più, quindi al plurale, no? Il popolo è sempre molteplice, variegato, ha occhi che guardano in molte direzioni e menti che per l'appunto sono colorate, ecco. Ma la parola popolare in inglese non si dice solo popular, si dice anche folk, hanno questi due termini, no? E in effetti la commedia è sia folk che popular, cioè è popolare nella misura in cui è diffusa, ci sono tanti suoi lettori e veramente c'è una massima diffusione, no? del testo. Dall'altro è folk, e cioè parla ai cuori di tutti, non è rinchiusa in una torre d'avorio dove solo pochi eletti la conoscono, la interpretano, la giudicano e l'analizzano. No, la commedia, pur essendo scritta in un linguaggio che c'è senza dubbio lontano, facciamo fatica, no, nell'approcciarci al testo, eppure riesce costantemente a generarci un batticuore o a farci tremare i polsi dalla paura o a darci la prospettiva di una luce, che è la luce della speranza che troviamo nell'ultima cantica. Ecco, da questo punto di vista è veramente straordinaria, no? Il fatto che appunto la popolarità non la troviamo solo nel numero dei follower, ma anche nella qualità di questi, che sono per l'appunto persone semplici, dal cuore buono, che si ritrovano genitori verso i figli, nonni verso i nipoti, a ripercorrere una storia che fino a questo momento non ha avuto fine e che probabilmente non avrà mai fine, perché i classici sono per l'appunto la storia dell'umanità. Mi piace pensare, quando così approccio un libro, che non sia un libretto di istruzioni, che non sia da guardare, da leggere per estrapolare significati che qualcun altro ha dato, corretti o non corretti, ma sono, come dire, dei significati che sono figli di cultura, esperienza, riflessioni personali. Mi piace pensare che opere di questo tipo, il tuo libro, sia un punto di partenza di un percorso, uno stimolo, un innesco da prendere appunto per poi riprendere la Divina Commedia, cominciare a leggerla con occhi diversi, con imprinti diversi, con esercizio diverso. Ecco, se tu oggi dovessi dare così un esercizio da fare alle persone dopo che hanno letto il tuo libro e aver trovato dei significati, aver anche così scoperto che le letture vanno oltre, nel senso che la lettura ha dei significati sottostanti, che sono quel livello di così, interpretazione che tu puoi dare di quello che leggi. Ecco, volendo dare un esercizio, che cos'è che potresti dire? Ok, finite di leggere il libro e poi prendete la Divina Commedia e trovatevi il vostro personaggio. Non lo so, che cos'è che potresti dirgli per fare questa esplorazione intorno ad un'opera? Beh, intanto, visto che siamo abituati in un'epoca che è molto veloce, che è fatta di singoli bit, no? Noi spesso interpretiamo la realtà a partire da un tweet, no? Cioè, quindi io direi provare a cercare
quell'espressione, quelle terzine, quel verso che ci fanno battere il cuore. Quindi provare a veramente a trovare il singolo verso che risuona potentemente in noi. Io ne ho trovati tanti. Martina ha citato prima il fatto: se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto, no? Quindi se tu veramente vai nella direzione per la quale senti la passione, senti il cuore che arde, che batte, che va in una direzione, beh, non puoi fallire a glorioso porto, cioè non puoi evitare di far attraccare la navicella del tuo ingegno proprio là dove vuoi che questa vada. Un'altra terzina che mi piace molto è: o insensata cura dei mortali, quanto son difettivi sillogismi quei che ti fanno in basso batter l'ali, o insensata preoccupazione degli esseri umani, quanto sono difettivi sillogismi, cioè quanto sono dei pensieri vani, vacui, senza senso, quelli che ti fanno battere in basso le ali, e cioè punta in alto, pensa in grande, prendi un progetto e moltiplicalo per 10% e prova a vedere come ti senti, quali sono le emozioni che provi di fronte a questa trasformazione, appunto, del puntare in grande e in alto. Ecco, darei questo suggerimento: ritornare sulla commedia, ma provare ad inciampare in qualcosa che è inaudito, che non è atteso, è l'incerto, è l'imprevisto. Ecco, cercare costantemente la sorpresa dell'imprevisto e di fronte a questa lasciarsi trasportare senza briglie, senza vincoli, senza rigori, no? E quindi provare ad alzare le vele e a far sì che il vento ci porti in quest'altra direzione. Beh, guarda, Enrico, ascoltandomi viene spontanea una domanda: quanto ti ha ispirato, aiutato, supportato nella tua crescita come manager? Perché l'impressione è che comunque hai trovato tante ancore di significati che poi tu hai tradotto e utilizzato nel tuo percorso di crescita in qualità di manager. Guarda, vorrei che lo fosse sempre di più, e in effetti comunque la commedia rimane spesso sul comodino, e ogni tanto anche nei momenti di sconforto, di difficoltà, provo a vederla. Ecco, la commedia, peraltro a proposito di momenti di sconforto, ci aiuta anche a comprendere come uscire dalle selve oscure che assolutamente fanno parte dell'esistenza e che costellano la vita di qualunque essere umano che sia senziente, cioè che senta, che percepisca, che non solo ragioni, non solo funzioni, ma anche per l'appunto percepisca con il cuore le cose. Ecco, Dante ha attraversato la selva oscura, ha dovuto patire le pene dell'inferno, non a caso all'inferno, e poi con un viaggio che necessita di tempo e quindi di attesa, è riuscito poi a rivedere la luce e ad ammirare le nuove stelle. Rinnovato, dice Dante, come novella fronda, ed è bellissimo l'idea per l'appunto di sentirsi in questi mesi di primavera rinnovellati come novella fronda. Ma ti faccio l'ultima domandona, lunga, ma ti chiedo, diciamo, poi magari di dare così dei passaggi di sintesi. Allora, che è composto sostanzialmente da questi passaggi. Uno, l'impresa vista attraverso queste tre dimensioni, inferno, il purgatorio e il paradiso. Mi inquieta un po' pensare all'impresa un po' come l'inferno, però sotto certi aspetti ci potrebbe stare. Per cui il perché l'impresa si può rappresentare in questo modo. Mi piacerebbe poi che tu identificassi, perché l'hai fatto nel libro, per cui ancorandoci in questo caso un po' di più al libro, in questi tre mondi dei personaggi che tu hai identificato, che poi hai tradotto in qualche occasione in funzioni aziendali, per cui darci un po' una selezione di ognuno di questi tre ambienti di personaggi che si ritrovano nella Divina Commedia e che ritroviamo reinterpretati anche nelle aziende di oggi. Con questa grande domandona poi andiamo in chiusura.
Benissimo, grazie Stefano. Allora, l'inferno è il luogo degli ergastolani, è il luogo del per sempre. E se pensiamo alle aziende e anche alla trasformazione che avvengono nelle aziende da parte di chi nelle aziende lavora ed abita, vediamo come il per sempre sia veramente qualcosa da rifuggire. No? Cioè vediamo che l'evoluzione è fatta per l'appunto di passaggi, di esperienze, di approcci e anche di saluti e quindi di addio o arrivederci. E, ecco, nell'inferno che è l'esempio per l'appunto più negativo, no? dell'azienda, ci ritroviamo a condizioni in cui invece si finisce per sempre lì, si finisce in uno sgabuzzino, si finisce in un luogo dove si patiscono le pene. Anche Cerbero e anche Caronte, scusatemi, che impone per l'appunto lo stare in un luogo, ne è una testimonianza. Poi arriviamo al purgatorio. Il purgatorio è il regno, l'ho definito, degli interinali. Le anime sono lì a tempo, sono a tempo determinato e il tempo in cui rimangono nel secondo regno è legato alla gravità dei peccati commessi, ma è legato anche ad un altro fattore, alla quantità di preghiere, di invocazioni che chi è rimasto sulla terra riesce ad esprimere a favore di quell'anima purgante. E quindi quante più persone sulla terra pregano per l'anima, tanto più si accorcia il periodo per l'appunto di permanenza al purgatorio. Ed ecco allora uno spunto che ci arriva da questo e che è: creati un network fecondo. Fai in modo che le persone con le quali ti interfacciano ti vogliano bene e facciano il tifo per te. Ecco, questo per gli imprenditori, per chi lavora nelle aziende, per i manager è assolutamente essenziale, no? Creare dei contesti di salvaguardia tale per cui le persone possano parlare bene di te, di me, di noi. E poi il paradiso. Se il viaggio attraverso i tre regni è durato 7 giorni, Dante ha impiegato 3 giorni e mezzo per attraversare l'inferno e 3 giorni e mezzo per salire la montagna a forma di panettone che è il purgatorio. Ebbene, 3 giorni e mezzo più 3 giorni e mezzo fa già 7. E il paradiso è stato attraversato, i cieli del paradiso sono stati attraversati ad uno schiocco di dita, alla velocità della luce, per l'appunto, che è la luce che irradia tutto. E allora anche nel paradiso troviamo per l'appunto delle anime che si avvicinano a Dante, gli fanno percepire la luce, gli fanno percepire il suono, il colore e lo guidano nella costante evoluzione del suo pensiero. Lì peraltro nel paradiso Dante viene per l'appunto accompagnato da una coach che gli fa delle domande che spesso lo mette in difficoltà, che spesso non gli dà delle risposte ma lo aiuta a comprendere. È una coach affettiva che sorride, che riesce a guidarlo ed è per l'appunto la sua innamorata Beatrice. Ecco, l'auspicio quindi per ciascun manager, per ciascun imprenditore, per ciascuna persona che lavori in azienda, ma anche che non lavori in azienda, perché poi in definitiva ciascuno è leader e manager quantomeno di se stesso, l'auspicio è di trovare un mentor capace come Virgilio, che ha già compiuto quella strada e quindi riesce a dare le giuste indicazioni per un viaggio opportuno, e una coach capace, sorridente, con gli occhi che le brillano come Beatrice. Questo è l'auspicio per ciascuno e ciascuna di noi. Enrico, grazie. Devo dire che è anche un piacere ascoltarti. C'è anche il modo, il metodo che tu hai di raccontare la tua conoscenza, il tuo acquisito, la tua interpretazione, che poi appunto hai riportato all'interno del libro, è essa stessa, questa tua capacità di racconto, parte integrante
della bellezza che tu sei riuscito a raccogliere. Grazie del racconto, grazie, e grazie di averlo condiviso con noi. A presto, ciao. Arrivederci.